Allora ragazzi, bentornati su Resident Evil 7, come vedete siamo nel punto di salvataggio dell'ultima volta. Eccolo qui. Eccoci qui. Ovviamente le texture non le ha ancora caricate tutte, quindi ecco adesso le ha caricate meglio, vedete? I dipinti si vedono più dettagliati. Adesso dobbiamo uscire, ragazzi, se ricordiamo bene, abbiamo il braccetto. E ora che abbiamo il braccetto, dove dovremmo andare? Dove dovremmo andare? Allora, la chiave col serpente mi sa che la posso anche, volendo, la potrei anche posare, però c'ho talmente tanti slot liberi. Adesso dobbiamo andare, ragazzi, nella cameretta dei bambini. E lì so dolori, ragazzi, perché già so che ci aspettano delle cose non belle. Ok, andiamo avanti. Perciamo sempre un po' per vedere se c'è qualcuno che ci aspetta. E andiamo nella stanza dei bambini, ragazzi. Eccoci qua. Piano di sopra. Ok. Dobbiamo andare al piano di sopra. Ecco, ecco. Intanto metto il lanciafiamme così abbiamo un po' più di luce. Che strizza sto gioco, madonna. Oddio, che è qua? Ah sì, tutta la muffa, già l'avevamo vista l'altra volta. Andiamo nella stanza dei ragazzi. Eccoci qua, stanza ben illuminata, come vedete. Ma la cosa non ci rassicura più di tanto, anche perché qui c'è la foto di tipo un camposano. No, sono le mucche? Sono mucche quelle, sono pecore, non lo so. Comunque adesso ragazzi, parafrasando un vecchio video mio dove dicevo ragazzi, ragazzi, è mosso. Puntini, puntini, perché... Allora, sappiamo che uno dei trofei qui di Lucas ci farà andare nel passaggio segreto. Il tutto è trovare qual è. Allora, prima cosa andiamo qui, andiamo a vedere qui. Qua si apre. Cartucce per fucile, queste sono sempre buone. Qua è chiusa la finestra. Qua c'è pillole. Che pillole sono queste? Integratore, a che servono? Se non ho mai visto. Devi trasformarle in medicine, quindi serve il... Ecco, c'è un trofeo. Cos'è un trofeo questo? Io pensavo fosse un... Penso sia questo il trofeo che ci fa passare avanti. Ma prima guardiamo gli altri. No, questo è un trofeo campionato di robotica amatoriale. Quindi era un genio sto Lucas. Peggio di solo enigmista, eh. Questo qui è di baseball. È un campionato di baseball. Questo concorso di ingegneria per giovani, terzo posto. Oh, comunque, beh, sono ben realizzati questi oggetti, è veramente belli. Terzo posto al secondo concorso di ingegneria per giovani, quindi terzo, qua menzione d'onore, però primo non è mai stato. Ah, qua che c'è scritto non si capisce. Comunque è autografato da star del baseball, immagino. Allora, qua ci sono ovviamente dei giochi da tavolo. Pallette varie, cose varie. C'è un pallone da calcio, quindi giocava pure a calcio. Vediamo qui se si apre. Qua non si apre niente. E io penso che il trofeo che ci serve potrebbe essere questo, che è un trofeo travestito da paralume, oppure questo. Questo è un porta... Oh, c'è un grimaldello dentro, l'abbiamo preso. Ok, abbiamo preso un grimaldello, ragazzi. Ok, c'ho due grimaldelli da parte, non male, non male, non male. Adesso ci giriamo, adesso secondo me è questo il trofeo. C'è un bottone dentro. Lo premiamo e viene giù la scala. Ma adesso ragazzi sono cazzi acidi perché, scusate se ho detto la parolaccia, però... Aurora ha finalmente smesso di urlare, ma a volte sento uno strano picchiare dall'alto. Quello è l'amico suo che lui aveva chiuso sopra. Oliver è l'amico che lo prendeva in giro e che lui l'ha chiuso nella soffitta.
da ragazzini. Maggio c'è troppa puzza e anche uno strano liquido che cola dal soffitto. Indovina perché? Comunque, visto che avevo tempo, ho modificato di nuovo il telecomando trofeo. Ora continuerà a brillare anche di notte. Allora, perché c'è i trucchi questo? Ma per questa era la stanza di tutti e due i ragazzini? Quindi sia sua che di Evelyn, che poi abbiamo visto in una delle scorse puntate che fine ha fatto Evelyn, la piccola, e perché compariva e scompariva di continuo, poi l'abbiamo capito. Io non l'ho esplicitato in quella puntata, non l'ho detto, però insomma si è capito. Pianoforte rotto, qua c'hai la collezione di Landog, no? Sono sempre libri. Ragazzi, dobbiamo andare su, attenzione che lì c'è il pupazzetto, vediamo un po' di usarlo, di usare il coltellino per... Vediamo un po', il pupazzetto sta lassù. Oh, dove sto qua? Questa è una soffitta. Qualcosa mi dice che qui troveremo anche il cadavere di Oliver. E non ci arrivo lì con la... Devo per forza usare la pistola, mannaggia. Ok. E abbiamo distrutto il pupazzetto. Fucile carico, perfetto, possiamo andare. Allora, qui in soffitta, come vediamo, c'è un albero di Natale non usato, c'è una punching bag, che è la sacca per dare le mazzate. Vediamo un po' se si può colpire sta palla. No, non si può distruggere. C'è una sacca, vediamo un po'. Qui c'è un'accetta, un fucile, ma sembrano giocattoli. E questo è un fucile giocattolo. Questa è un'accetta giocattolo, sicuramente serviranno per risolvere un enigma. Allora, contratto opera di rinnovo. Jack Baker, Terrorism and Construction. Novembre 92, 30 novembre 92. Descrizione di installazione di una porta con rilevatore di ombre nel salone dell'ingresso. Come rilevatore di ombre? Quindi loro sanno se qualcuno si avvicina all'ingresso. Noi però all'inizio del gioco, se ricordate, siamo usciti... Siamo entrati non dall'entrata principale, ma siamo entrati dal... Buon compleanno, c'è una videocassetta qua, eh? Siamo entrati non dall'ingresso, ma siamo entrati dal retro, quindi non ci hanno beccato all'inizio, ci hanno beccato un po' dopo. Allora, qui c'è la solita statua del cacchio. Qua c'è una sacca rossa, ma non abbiamo spazio nell'inventario, come al solito. Allora, prima vediamo di usare... Immagino, non posso buttare niente. Prima vediamo di usare i pezzi che abbiamo, perché immagino servano lì. Vedete che c'è un tizio con l'ascia? Non è il nano con l'ascia di Mistero, decisamente. Allora, qua c'è un proiettore. Fa luce, però se noi andiamo davanti al proiettore l'ombra nostra non si riflette lì, adesso. Qua c'è una palla, la palla si muove, ma sta palla è pure non tonda, eh. Strana sta palla. Judgment, giudizio. C'ho il sospetto che mi serva un pupazzetto a cui dare in mano l'ascia. Ma qua c'è una casetta giocattolo, ma non si apre. Non si apre. Un dipinto titolare giudizio raffigura una donna in ginocchio davanti a una folla. E ovviamente c'è il boia. E scopo nostro è creare il boia, quindi, a questo punto. Dobbiamo creare il maledetto boia. Ma qui c'è un boia già, guarda un po'. Già c'era il boia. Sono un po' incasinato perché... Stavolta ci fa andare un po' a distanza. Ma qua io vedo due personaggi. Dovrei avvicinarmi un po' per fare sta cosa, non capisco. Tipo così. Ma ragazzi, comunque c'era un trofeo che consisteva nel mettere la statua sbagliata sul piedistallo. Quindi. Aspetta, aspetta, eccolo, eccolo. Forse ci siamo. Somiglia a questo.
Dobbiamo fare lo specchio, specchiato. Eccolo, eccolo. Ci siamo quasi. Oh, ma è difficile questo. Poi non ho capito perché ci ha fatto andare così lontano dal... Aspetta, ti ho resetto la visuale e poi mi avvicino fisicamente così, così vedo meglio, perché altrimenti non riesco a farlo. Allora, vediamo un po'. Oh, è difficile questo, eh. Eccolo! Eccolo, dai che l'ho beccato. Eccolo. Lui! Sì, l'ho beccato. Oh, si è aperto la casetta. Quindi non si è aperto il muro, ma si è aperta la casetta. Strana sta cosa, eh. E nella casetta c'è il secondo, la seconda scheda. Però noi purtroppo non abbiamo... Non abbiamo spazio all'inventario, porca vacca. Quindi come famo? Come famo? Devo andare a posare un po' di roba. Tocca tornare giù. Torniamo giù. Sperando che nel frattempo nessuno ci rapisca o cose del genere, perché... Allora, la videocassetta volendo la potrei anche usare ora, perché lì c'è il videoregistratore. Quindi sapete che faccio? Quasi quasi vado a usare il videoregistratore. Anche se so già che mi cagherò addosso nel farlo, quindi... Andiamo a usare il videoregistratore e vediamo cosa c'è nella videocassetta che abbiamo appena preso. Ok. Inserita la videocassetta. Buon compleanno. Buon compleanno. Esperimento. Gli idioti che entrano nella nostra proprietà possono risolvere gli enigmi? Clancy Jevis Testing Area. Chi è sto Clancy Jevis? Forse... Amico mio, sei un fortunato figlio di puttana. Lo sai? Ti invidio. Casa? Non mi credi? Questa gioia non può essere finta. Per finirla ci sono voluti addirittura 3 settimane, ma è finalmente pronta ed è tutta per te. Oh, che cielo. Aia. Dai, non fare così. Ci divertiremo. Solo enigmista. L'enigmista. Non so cazzi. Allora, questo qui è un filmato. Io adesso lo sto vedendo in 2D. Ma ecco, adesso invece sono in virtuale. Mo' io mi sto cagando addosso perché sto in virtuale. Oh porco il cazzo! Oh porco il cazzo, io vedo... Allora c'è un tavolo con dei palloncini in fondo, lo intravedo, ma c'è un tavolo qui con un cadavere sopra. Sto cadavere c'è tipo una cosa meccanica sopra. Ma è un cadavere o è un robot? Non è un vero cadavere, è un... Allora è una specie di manichino. Di legno? Sembra tipo un demone, c'ha delle corna. No, è tipo un vecchio, c'ha dei capelli strani. C'ha la candela in mano, ci sono tutti i libri con dei chiodi sopra e uno scarabocchiato. Prendiamo la candela. Mamma mia, ragazzi, mi sto cagando in mano. Veramente. Allora, questo qui è veramente un enigma che ha fatto Lucas per questa persona che ha catturato. Che io adesso sto facendo una persona che è stata catturata dai Baker e che è stata catturata da Lucas e Lucas la sta usando per i suoi esperimenti. Ma vorrei capire dove sto qui, che razza di posto è. Non sembra la casa principale questa. Questo non è un posto della casa principale.
sotto c'è niente, no, non c'è un cacchio. Anzi, mi sto cagando addosso, ma veramente. Allora, qui c'è altra roba da prendere? No. Però, come vediamo, sto pupazzo è tipo un pupazzo meccanico, cioè dei meccanismi. Non è un semplice pupazzo normale, è un pupazzo meccanico. Ma non vorrei che fosse una cosa tipo Five Nights at Freddy, che quello poi si mette a camminare. Sta sul seggiolone, tipo. E ci sono dei palloncini. Qua c'è tipo una cucina. Questa è una cucina. Vedo altri palloncini. Qua dietro c'è una cucina, c'è una roba. Madonna, ragazzi, che strizza, vi giuro. Allora, qua ci sono delle chiazze di roba nera, che non voglio sapere che, ce n'era una pure là. Sento dei rumori. C'è una torta di compleanno gigante che non mi sconfinfera per niente. Qua c'è tipo un pannello che chiude un buco nel muro, e su sto pannello, oh cazzo, c'è un cannello di, no 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 no, c'è un cannello col gas. Non mi devo avvicinare, se no esplodo, come sa. Che succede se mi avvicino? Magari semplicemente fuoco al gas? Non c'è del gas, ma non prende fuoco. Io vorrei dare fuoco al gas, così fa la fiammella, ma non riempie la stanza di gas, no? E invece niente, non si può fare. Qua ci sono degli schermi collegati a dei cavi. Qua c'è una porta che sembra chiusa. C'è una corda, proviamo a rompere la corda? Niente, la porta non si può aprire, la corda non si può bruciare. Oh, che cazzo, però non si può fare niente. Ok, qua dietro che c'è? C'è un tavolo. C'è una scala, attenzione, la scala. Ricordate, era in una dei cosi del tesoro. Accanto a cosa era la scala? Non mi ricordo, ragazzi. C'era la scala accanto a... Allora, qui c'è una specie di interruttore. Allora, qui... Questa cosa mi convince. Allora. Ci sono dei soffioni. Se io passo qua sotto l'acido mi brucia, sono sicuro. Oppure c'è dell'acqua? Che faccio? Mi arrischio a passare? Io, se fossi nella realtà, in questo gioco, non passerei qui sotto, perché qui sono dei tubi con dei cosi da doccia, potrebbe essere dell'acido! No, era semplicemente dell'acqua che mi chiudeva là. Questo gioco si chiama "Voglio davvero uscire vivo da questa stanza e non patire una morte orribile e dolorosa". Lo so, è un titolo temporaneo. Prendi una candela, accendila e mettila sulla torta. E ricordati di sorridere! Questa festa è tutta tua! E dove sarebbe la cosa difficile? Vaffanculo. Dove sarebbe la cosa difficile, scusa? Happy fucking birthday, God of Light? Dice, felice fottuto compleanno. C'hai un po', c'hai da accendere? Devo mettere una candela accesa sulla torta, però questa è spenta. Candela molto consumata. Il problema è che ogni volta che passo la candela si spegne, quindi ci deve essere un altro modo. Magari qui dentro c'è qualcosa. Qui dentro sicuramente c'è qualcosa per accendere la candela. Però devo vedere che dice, perché sono dei simboli. C'è un bambino, uno scorpione, una tomba con sopra un corvo, un salice piangente, tipo una donna con un'accetta che alza, oppure un fucile. Poi qua è una specie di X, ma non sembra, sembra una V, una X, non lo so. Qua c'è una siringa. Ah no, queste sono le cisoie dei papà, che abbiamo visto in una delle prime puntate. C'è una siringa, c'è una lanterna, c'è la morte, c'è un torsolo di mela. E questi sono i simboli. Ok, devo riuscire a capire quali sono i tre simboli.
che mi portano fuori di qui. Allora, qui c'è una chiavetta per caricare cosa? Oh no, 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 no. Oh, sto scendendo un liquido scuro. Che cazzo è? Che cazzo è sto liquido scuro? Mi sa che è liquido quello... quello infetto che fa diventare gente zombie. No, si sta espandendo. Come cazzo faccio? Se finisco sul liquido che succede? Oppure escono i zombie, mo? Qua sotto al tavolo non c'è niente. Andiamo un po' qui. Ah, qui c'è la cosa dell'acqua. Vedete, se io passo sotto, l'acqua esce. Ma se io metto la chiavetta qui, l'acqua non esce più. No, mi serve un altro oggetto, non la chiavetta. C'è deve essere un altro oggetto. Guardate, si sta espandendo la macchia. Non capisco cosa significa. Se tocca quell'altra macchia, magari fa qualcosa. Vediamo un attimo. Pare di no. Ma io intanto mi allontano. Non vorrei fosse liquido infiammabile. O magari è pece, o come cacchio si chiama, il catrame. Il catrame prende fuoco. Ah, mi ha fatto via in colpo. Oh, si è acceso, attenzione, si è acceso tutto qua. Andiamo a vedere. Si è spento qui? No, qua non si è spento niente. Allora, c'è una foto di famiglia con un compleanno. Nel compleanno vedo un cane. Vedo un pagliaccio dalla faccia veramente terrorizzante. C'è la vecchia sulla sedia a rotella quando non era tanto vecchia e quindi non era mezza rincoglionita. C'è lui da bambino, Lucas da bambino, con la sorella da bambina. C'è il padre di famiglia, eccolo qui, Jack Baker, che c'aveva addirittura gli occhialini c'aveva qua. E quella dovrebbe essere la madre, quando era più giovane. Allora, vediamo qui che c'è. Here. Come faccio a entrare lì? Ah, c'è il... come si dice? C'è la valvola che ci serve per chiudere l'acqua. Non serve niente, serve tipo un oggetto per rompere sta corda. Vediamo un po'. Qua intanto la macchia si sta espandendo sempre di più, eh. Qua che c'è? Oggetti utili qua non ne vedo. Allora, qua c'è il pupazzo che abbiamo scoperto essere il pagliaccio. Nel frattempo si è aperta un'altra porta. C'è un cesso. Qua era chiuso. Io pensavo che magari dovevo andare prima di qua. Invece qua è chiuso. Non sembra che ci sia niente di utile. Qua c'è... non c'è acqua. Ah, era vicino al lavandino il tesoro, forse? Nella foto? Non mi ricordo la foto, ragazzi. Qua c'è un tubo curvo. Stranamente curvo. Di solito i tubi non sono così. C'hanno una forma S che serve a non far salire i fumi, no? I fumi fognari. Però non fatto proprio a cerchio. Quindi è particolare, bizzarra sta cosa. Vediamo un po'. Qui non c'è niente di utile. Andiamo a vedere il clown. Che abbiamo scoperto non essere un demone, ma un clown. Allora, il clown c'ha due oggetti da usare. Uno è la mano. E uno è il petto. Allora, nella mano forse gli possiamo mettere la candela, no. Nel petto vediamo un po' cosa possiamo mettergli. La chiave. Oh, l'immortacci sua! Allora, sta tipo scrivendo. Questa è una di quelle bambole meccaniche come nel 700. C'erano delle bambole meccaniche chiamate automi che erano delle bambole che scrivevano, cioè tu all'interno c'era un disco meccanico con sopra i movimenti fatti dal braccio e anche dalle altre parti del corpo, e sostanzialmente gli mettevi un foglio sotto con una penna e loro ti scrivevano sul foglio varie cose. Allora, il cesso straborda, è uscita una cosa dal cesso, che schifo.
Cos'è sta cosa? Un pennarellone? No, un cannocchiale? Ma il cannocchiale sporco, io vorrei pulirlo, ma non posso pulirlo. Non c'è un cazzo attraverso. Lo devo pulire. Come faccio che non c'è acqua qua? Vado sotto la doccia, lo pulisco sotto la doccia. Vediamo un po' se mi riesce. Andiamo sotto la doccia a pulire il cannocchiale. Allora, stiamo sotto la doccia, ma uso il cannocchiale. Ok, l'ho pulito. Ora che ho pulito il cannocchiale, però che minchia ci faccio con questo cannocchiale, se lo sapete. Non c'ho idea. Ma il cannocchiale dove lo possiamo usare? È un cannocchiale particolare, è un po' comandi. Ah, smetti di usare. Non si può zoomare. Magari qui lo devo usare. Vediamo un po'. Eccolo, ho trovato. Allora, i tre sono impiccata. Ah, quindi quella era impiccata. Non era la donna che tiene in alto una cosa. Però nei bracci invece il cappio. Ho impiccato tomba bimbo. Impiccato donna bimbo. E mo lì dovrei trovare il pennarello da dare al pagliaccio. Intanto qua è uscito tutto sto schifo per terra. Il pavimento è pieno di questa roba nera che non so cos'è, non c'ho idea, ragazzi. Ah, questi per terra sono palloncini sgonfiati, non sono macchie, sono palloncini sgonfiati questi, ma ci sono arrivato. Allora, quindi dobbiamo mettere impiccato. Sento dei rumori brutti. Tomba. Bimbo. Ok. Oh cazzo, e cos'è questa? Pupazzo di paglia, che ci devo fare? Ma pupazzo di paglia, vediamo un po'. Esaminiamo questo pupazzo di paglia. Magari andiamo sotto una luce che si vede meglio. Mortacci, ogni volta mi viene un colpo questa roba. Andiamo qua che c'è più luce. Allora, pupazzo di paglia, vediamo un po' che minchia è questo pupazzo di paglia. C'è scritto you. Io? You. Che ci devo fare con questo pupazzo di paglia? Sono io? Non credo di poterci tagliare questo col pupazzo di paglia, eh? Tipo impalato. C'è io, magari c'è... Ah, c'è una miccia, quindi gli devo dar fuoco? Però non lo prendo il fuoco, che non c'è più fuoco. Magari nella cucina? Posso accendere il fornello? Allora, accendiamo la candela. Accendiamo il pupazzo. Ha preso fuoco. Mo che ha preso fuoco? È diventato il dito del manichino. No, ragazzi, il dito del manichino è un oggetto mitico. Perché stava nella demo, cioè nel... Resident Evil 7 Beginning Hour, che è la demo che praticamente faceva dell'inizio del gioco, però era diverso, c'erano enigmi diversi, insomma, probabilmente in Beginning Hour si impersonava un diverso personaggio, non Ethan, e tra gli oggetti c'era anche il manichino, il dito del manichino, eccolo qui. Allora, il dito del manichino, vediamo un po', c'è una specie di punteruolo, chiave, c'è una chiave sotto. Esattamente come nella demo. Anche nella demo c'era una chiave. Questa chiave cosa potrà aprire mai? Allora, qui non ci torno. Allora, vediamo un po' se riusciamo a chiudere il gas. Posso chiudere il gas? Non me lo fa chiudere. Io lo voglio chiudere perché lì c'è la perdita di gas. Vaffanculo.
Devo per forza tornare lì e rispegnere la candela, mi sa. Io il manichino lo devo usare qua per forza. Devo usare qui? Non è una buona idea, niente, non funziona. Sto provando a usare tutto con tutto, ma non va. Allora ragazzi, per adesso ci fermiamo qui, davanti alla... davanti al clown meccanico, eccolo qui, che un po' ricrea il compleanno di Lucas, a quanto abbiamo visto. Nella prossima puntata cercheremo di districare questo mistero, di risolvere questo enigma. Per questa volta è tutto, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!